Care concittadine, cari concittadini, ben ritrovati. Perché mi ritrovo qui in una sala della biblioteca? Perché alcuni minuti fa abbiamo chiuso la conferenza stampa per la presentazione della sagra del 75esima Sagra del Vino, una manifestazione che voi conoscete bene e che vede impegnati centinaia di volontari, decine di associazioni, cioè tutta una comunità che lavora perché questa festa, nostra grande festa, venga nel migliore dei modi. Vi saranno momenti di felicità, di gioia, di allegria, di gioco, di enogastronomia, ma anche momenti di studio, di incontri, di convegni, specialmente sul mondo della viticoltura, visto che siamo un territorio dove la viticoltura è la maggiore risorsa e anche la cantina sociale di Casarsa è tra le più grosse in regione, per cui non ci potevano non esserci questi momenti. Poi anche la manifestazione Filari di Bolle è un momento importante di questo evento. Una cosa che voglio ricordare, ce ne sarebbero tantissime, una cosa che ci sarà il 30 di aprile nello spazio qui restante la sede municipale nel giardino, l'emoteca per la raccolta di sangue da parte dell'Avis, per cui invito tutti i donatori e non donatori a recarsi per questo gesto, che è un gesto di umanità, un gesto nobile, un gesto di amore verso il prossimo. Ieri sera abbiamo chiuso i lavori del Consiglio Comunale, c'è stata l'approvazione del bilancio a larga maggioranza, dove sono previsti tutti gli investimenti per l'anno 2023, gli anni 2024 e 2025. È un momento importante per un'amministrazione comunale perché da oggi poi potremo lavorare al 100% a pieno regime e cominciare a realizzare alcune importanti opere che avevamo nella carta, adesso le porteremo sul territorio, dove abbiamo previsto tutte le spese per dare servizi, maggiori servizi ai cittadini e quindi sono contento per questo risultato raggiunto così, con l'approvazione di molti, molti consiglieri. Ecco, quindi, riprendendo la nostra festa del vino, la nostra sagra che inizierà il 21 di aprile e si chiuderà il 2 maggio, vi aspettiamo come tanti di voi saranno impegnati come volontari e vi ringrazio proprio, vi ringrazio di cuore perché la vostra presenza e la vostra partecipazione è importante per la buona riuscita di questa nostra grande festa e comunque vi aspettiamo con le famiglie, con i figli, i nipoti, gli amici per passare delle serate e delle giornate in allegria. Avremo anche degli ospiti importanti e che è il nostro comune, qui c'è un legame di amicizia che è Idria, in Slovenia, e dove domenica 23 ci sarà un incontro di calcio tra le vecchie glorie di Idria e di Casarse allo stadio comunale e alle ore 17 una banda che ha più di 350 anni di Idria e che sfilerà per le vie del paese verso le 5 del pomeriggio, sempre domenica 23. Arrivederci e ci vedremo alla Sagra del Vino.